Attacco al cuore di Londra, sono da poco passate le 15.30, ora italiana, quando un'auto percorre a tutta velocità Westminster Bridge, il ponte che conduce alla Camera dei Comuni, il Parlamento inglese. Un modus operandi per certi versi simile a quello dell'attentato a Nizza e a Berlino, ma questa volta il veicolo è un 4x4, è terrorismo, dirà subito Scotland Yard. Questi i primi momenti dopo il passaggio dell'auto. Lungo il suo tragitto la macchina travolge tutto e tutti, miete diverse decine di feriti, almeno una donna è morta, confermano fonti sanitarie. Probabilmente è stata investita da un autobus dopo l'urto con l'auto del terrorista. In pochi secondi il panico, ma la folle corsa non finisce lì. L'auto va a schiantarsi all'ingresso del Parlamento proprio sotto al Big Ben. Dalla macchina raccontano diversi testimoni, scende un uomo vestito tutto di nero, un quarantenne dei tratti asiatici, concordano le versioni. Abbandonata l'auto, l'uomo scavalca i cancelli di Westminster Hall e imbocca l'ingresso del Parlamento. A quel punto, stando sempre alla ricostruzione dei testimoni, due poliziotti tentano di fermarlo nel cortile, uno degli agenti cade per terra mentre l'assalitore muove il braccio come se lo stesse accoltellando. Aveva un coltello, conferma chi ha visto la scena. L'altro agente corre a chiedere aiuti perché, stando da alcuni racconti, quei due poliziotti erano disarmati. L'assalitore prosegue la sua corsa verso l'entrata del Parlamento. A quel punto due uomini in borghese, ma armati di pistola, prima gli hanno intimato di fermarsi, poi gli hanno sparato almeno due colpi finché l'assalitore non è caduto a terra. Sospesa all'interno la seduta del Parlamento, la Premier Theresa May è stata portata immediatamente in salvo in un luogo sicuro dai servizi di sicurezza. Il Parlamento viene controllato piano per piano. La City dei ministeri e dei palazzi del potere londinese va in lockdown, resta cioè strettamente presidiata dalla polizia e piomba nella paura.